Allora, buongiorno, partenza da Portovesme per l'ennesima gommonata attorno all'isola di Carloforte. Questo non belvedere è la zona industriale di Portovesme. Tra un po', circa mezz'ora, arriveremo sull'isola. Eccoci arrivati. Susanna sta arrivando. Cannera. Allora, attenti che ripartiamo. Carlo è il nostro comandante, secondo, simpaticissima come tutti i carlofortini, grazie. Brava Cicina, non lo distrarre. Ci sono delle foto antiche che risultano almeno 7 colonne. La marmora le descrive. Poi il mare le fa. È lui soprattutto. Ma io lo facevo col barco. Ti dico 30 anni fa. Golfo della mezzaluna. Fotografa Luca, fotografa. Anche Franco sta documentando. Arrivano lì, dove le vedete? Come profondità? Sì. Però la parte bella arriva dietro questa punta, che è l'altra grotta, diciamo, chiamata anche cattedrale. Adesso la vediamo. Sì, diciamo che gli anfratti che vede finiscono sino dove arriva l'occhio. E sarà anche più tardi a picco sul mare. Però io, siccome poi c'ho il commento da Alberto Angela, no? Compreso nella cazzata, poi spasso da cose serie tipo la miniera di Caporrosso, ecco, Cicina, la figlia di Cicina, Elisa, l'organizzatrice che oggi però non mi sta soddisfando, il nostro fotografo. I due nuovi uomini, grazie, grazie di esistere ragazzi. Voi, Cicine, di Iglesias, c'è una bella. Ah, c'è anche quella di Carbonia, sì. Certo, per legge bisogna averla, se no. Cicina. Sì, è altissimo, Se vedete qualche uccello svolazzare, è un falco. Sì, sono tutti falchi quelli che vedete volare lì. Stiamo uscendo dall'orrido. Il punto più alto è 170, lo vedremo più avanti, più o meno siamo lì. Questo è un po' più basso. Però siamo in quella Carlo forte. Che belline le cicine! Torniamo! Questi sono come inditi, un tipo di roccia che prende il nome. Girata a questa punta, che è punta della Burrone o del Burrone, entriamo nella parte nord di San Pietro e proprio qua dietro c'è il Calavinagra e lì faremo l'altra sosta per il bagno. Vinagra. C'è una vela latina, De, che bella quella barca, ragazzi, una bilancella. E il Ruggero. Ah, il Ruggero secondo, quello. E dall'albero mi sembra. Beh, lì, Franco, mi raccomando, fotografi. Questa è una nave per il trasporto del minerale. Del minerale, una vecchia bilancella. La vedi che sta uscendo? Così abbiamo anche roba più convinta. Calavinagra. Che c'è di questa ragazza? Cami. E tu hai la maschera? Cami. Sì, la c'è la casa col Raiz, la vecchia tonnara. A Calavinagra c'era una tonnara, il ricovero delle barche, un piccolo centro.